Sigla! Oggi andremo a preparare la zuppa di asparagi. Diciamo che non è una vera e propria zuppa, ma noi in Campania la chiamiamo così. Diciamo che è una cosa un po' più strong. Gli ingredienti che ci servono per realizzare la zuppa di asparagi sono degli asparagi di montagna, ovviamente di montagna perché ci servono degli asparagi amari, della salsiccia di maiale essiccata, passata di pomodoro, olio extravergine d'oliva, una cipolla e delle uova. La prima cosa che andiamo a fare è quella di andare a pulire gli asparagi e vi faccio vedere come. Una volta che abbiamo finito di pulire gli asparagi, gli diamo una leggera sciacquata e andiamo a tritare la cipolla, che poi andremo a preparare un soffritto. Venite con me! Prima cosa che andiamo a fare, lasciamo imbiondire la cipolla, aggiungiamo gli asparagi e li facciamo appassire. Una volta che si sono appassite, aggiungiamo la salsiccia essiccata a tocchetti, la lasciamo cuocere giusto per un minuto e mezzo e poi aggiungiamo la passata di pomodoro e lasciamo cuocere a fiamma lenta. Una volta che il tutto si è cotto, a fine cottura aggiungiamo le uova. Mettete quella perché insaporisce di più il sugo. Ed ecco a voi la ricetta della zuppa di asparagi, ovviamente fatta alla campana. Se questo video vi è piaciuto, io vi chiedo di lasciare un bel like, condividerlo, ma soprattutto iscrivervi al canale. Io adesso vi saluto perché si è fatto ora.